Domani il referendum popolare sulle trivellazioni nei mari della penisola e la ricerca di idrocarburi, seggi aperti in tutta Italia dalle 7 alle 23. In vista delle imminenti amministrative ad Isernia, domani primarie del centrosinistra nella cittadina Pentra, 3 i candidati in corsa. Agricoltura, obiettivo resta un rilancio concreto del settore, valutate le opportunità del PSR nell'ultima assemblea dei giovani imprenditori agricoli di Coldiretti. Al via a Campobasso il progetto Fido, uno di noi, volto ad agevolare l'iscrizione degli animali d'affezione all'anagrafe canina. Bentrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Seggi aperti domani in tutta Italia per il referendum popolare che riguarda le trivellazioni nei mari della penisola e la ricerca di idrocarburi. Si vota dalle 7 alle 23. Domenica il voto per gli italiani sul quesito referendario delle trivellazioni nel mare Mediterraneo che circonda la penisola per fermare o meno le ricerche e l'estrazione di idrocarburi. Gli elettori sono invitati a recarsi nei seggi dei propri comuni dalle ore 7 fino alle 23 della sera. Lo schieramento del sì conta molte associazioni ambientaliste e partiti di diversi schieramenti che si oppongono alle lobby industriali che intendono continuare a sfruttare, secondo quanto asseriscono i movimenti, senza regole e tutele, i mari italiani entro le 12 miglia dalla costa per tutta la durata di vita utile dei giacimenti petroliferi. Di diverso avviso il governo nazionale e il fronte del no che rassicurano gli elettori su una situazione non invasiva dal punto di vista dell'impatto paesaggistico sulle coste e sulla sicurezza da eventuali incidenti di lavoro correlati alle attività estrattive in mare aperto. Superato il dubbio sulle 12 miglia al largo delle coste italiane, viene meno l'istanza referendaria, ha detto il governatore del Molise, Paolo Frattura, fautore del no. In attesa di risposte di chi ha la responsabilità politica, le forze ecologiste e il clero invitano gli elettori a votare domani per il sì all'abrogazione della norma, per il bene della pesca, turismo balneare e la salute pubblica e puntare decisamente ad investire in energia pulita e rinnovabile e non più in quella fossile. La cronaca, una pensionata 74enne di Pozzilli è rimasta vittima di una truffa da parte di un sedicente avvocato che, fingendo un incidente stradale avuto dalla figlia dell'anziana donna ed essendo sprovvista quest'ultima di copertura assicurativa, sarebbe incappata in ripercussioni legali chiedendo l'immediato pagamento di una somma pari a 6.000 euro, denaro contante che la pensionata ha quindi raccolto in pochi minuti e consegnato al truffatore. Immediate le ricerche del malfattore da parte dei carabinieri che nell'occasione rinnovano i consigli per evitare di rimanere vittime di tali raggiri. 80 posti di blocco della polizia di Isernia negli ultimi giorni, 400 veicoli ed 800 persone, alcune delle quali con precedenti identificati, contestate 120 infrazioni al codice della strada e ritirati 8 documenti di circolazione non in regola. Nell'ambito delle attività inoltre adottato un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Isernia per la durata di 3 anni nei confronti di un 47enne pescarese, annoverante a suo carico numerosi pregiudizi di polizia in materia di reati contro il patrimonio. E la persona è già destinatario di provvedimenti analoghi emessi da altre questure. L'uomo rintracciato alcuni giorni fa dal nucleo operativo carabinieri di Isernia nelle vicinanze di un supermercato non ha fornito valide giustificazioni in merito alla sua presenza, pertanto l'adozione da parte della polizia della misura di prevenzione che, se non sarà rispettata, potrà essere inasprita ulteriormente. E nella giornata di domani gli elettori del centro-sinistra di Isernia potranno recarsi ai seggi in occasione delle elezioni primarie a contendersi la candidatura alla carica di sindaco Maria Teresa D'Achille, Franco Capone e Rita Formichelli. Intanto sentiamo Maria Teresa D'Achille. Maria Teresa D'Achille, le primarie ci siamo. Lo stato d'animo suo? Io mi sono sempre impegnata in questa città. E quindi naturalmente c'è tutto il movimento di questi giorni, la richiesta di consensi, la fiducia che si chiede ai cittadini, come sempre in queste tornate elettorali.
Io mi auguro che i cittadini vogliano di nuovo darmi fiducia, perché se apprezzano il mio impegno, la mia competenza, la mia esperienza, la mia onestà, che ho svolto sempre nel ruolo di consigliere di minoranza o anche da assessore vice sindaco. Non mi sono mai tirata indietro, abbiamo realizzato grandi progetti per questa città e continueremo a realizzarli. Chiedo un voto, la fiducia per domenica 17 aprile alle primarie per Maria Teresa D'Achille. Il suo impegno in favore della comunità parte da lontano, da quando era una bambina. Certo, io prima del mio impegno politico-amministrativo c'è il mio impegno, la mia appartenenza all'associazionismo cattolico e femminile e l'impegno nel mondo del volontariato. Da qui è partito anche l'esperienza politica, proprio perché, come dice la dottrina sociale della Chiesa, come dicono sempre i papi, anche Papa Francesco, la politica è la più alta forma di carità al servizio della comunità locale. E a supporto della candidatura di Franco Capone è intervenuto invece Giuseppe Eieri di Comunità Attiva. Giuseppe Eglieri, il suo movimento Comunità Attiva in queste primarie, che posizione ha? Ma in queste primarie noi innanzitutto abbiamo messo in campo una serie di programmi, di progetti e di idee concretamente realizzabili. Abbiamo avuto un confronto serrato con alcuni interpreti di queste idee e riteniamo che Franco Capone possa essere la persona che incarna al meglio quella che è la nostra idea di sviluppo della città di Isernia. Quindi una combinazione di generazioni, la nuova generazione insieme a chi ha sapientemente amministrato la città, per creare un futuro finalmente vivibile e felice per il nostro territorio. Una terapia d'urto in favore di Isernia dovrebbe iniziare da... A nostro avviso deve partire dal Paleolitico. Il Paleolitico deve diventare il punto di sviluppo e l'elemento di svolta della nostra città. È solo il Paleolitico che, messo in rete con un biglietto in un circuito integrato con tutte le altre strutture e siti archeologici della nostra regione, può dare un grande e notevole sviluppo al nostro territorio, permettendo anche alle giovani professionalità di rimanere e di vivere in questa realtà. Ed infine, sempre nell'ambito delle primarie di domani ad Isernia, Vincenzo Di Giacomo, cofondatore di Molise Democratico, a sostegno della candidata Rita Formichelli. Vincenzo Di Giacomo, cofondatore di Molise Democratico, in queste primarie l'appoggio è a... Vabbè, l'appoggio nostro è alla persona di Rita Formichelli, sia come gruppo all'interno del Partito Democratico, perché Molise Democratico è un gruppo all'interno del partito, quindi non è che sta fuori dalle organizzazioni partitiche. E noi, quindi, sia come gruppo proprio politico e sia anche come aspetto proprio personale, perché la riteniamo, la conosciamo e pensiamo che è una persona con le qualità, la professionalità e anche la freschezza politica che ha Rita Formichelli possa essere la persona giusta per affrontare prima la campagna elettorale per la candidatura a sindaco e poi anche per fare il sindaco di questa nostra città. Che consigli darete alla Formichelli per una terapia d'urto per risvegliare Isernia? La terapia d'urto qua è difficile perché ormai stiamo veramente agli sgoccioli. Io anche come imprenditore so quali sono le problematiche di questa città, ma soprattutto Rita ha le capacità personali per approfondire, anche un po' l'umiltà per affrontare le varie problematiche che ci stanno, perché soprattutto il candidato e il sindaco futuro deve avere la sensibilità, prima di ogni cosa, di sentire le necessità della città attraverso sia l'ascolto dei suoi cittadini, delle sue organizzazioni, dei riferimenti che ci stanno all'interno della città. Io penso che Rita abbia queste capacità perché è una persona che sia professionalmente, ma soprattutto come componente della società e della nostra città, ha queste capacità.
Sempre in vista delle prossime amministrative, presentata ad Isernia la candidatura di Giacomo d'Apollonio, sostenuto dall'ex governatore Michele Iorio. Siamo arrivati al momento della verità. Oggi è una manifestazione molto importante, un evento importante perché ci cominciamo a guardare tutti quanti in faccia. E mettiamo le premesse per questa sfida che comincia proprio in questi giorni. Sarà un periodo veramente molto intenso, però a cui mi sottopongo veramente volentieri, perché quando si fanno per il bene della collettività questi sacrifici si fanno molto molto volentieri. Il presidente poco fa in un'intervista ha detto che sarebbe opportuno se ci fosse un'intesa da tutto il centrodestra. Questo è un vecchio discorso, è logico, insomma, anch'io auspico che ci sia una ricomposizione perché uniti si vince e quindi sarebbe auspicabile anche perché daremmo più chiarezza a tutti quanti gli elettori, a tutti i nostri concittadini. Noi andiamo avanti per la nostra strada, penso che stiamo seminando molto bene, c'è un grande consenso per cui non ci preoccupa più di tanto. L'obiettivo intanto dovrebbe essere quello di vincere, anzi è sicuramente quello di vincere. E quello di vincere è dare una speranza e fiducia ai nostri cittadini, perché quello che manca in questo momento è proprio la fiducia nelle istituzioni, nella politica, in chi amministra. E quindi noi dobbiamo dare un forte segnale proprio per far crescere questa fiducia e da lì poi diventerà tutto più semplice. Visite e consulti clinici, diagnostici ed informativi offerti gratuitamente a tutte le donne dal 22 al 28 aprile negli ospedali con i bollini rossa che hanno aderito all'iniziativa organizzata da ONDA, l'Osservatorio Nazionale della Salute della Donna. Anche la Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II di Campobasso ha preso parte all'iniziativa. Il giorno 22 aprile sarà attivo l'ambulatorio gratuito per la prevenzione e malattie della sfera genitale femminile con visite e pap test. Per accedere all'ambulatorio gratuito è necessario prenotare telefonando al numero 0874 312300 nei giorni 18 e 19 aprile 2016 dalle 11 alle 14. Il Molise, territorio della Repubblica capace di progettare il proprio futuro di regione speciale del paese. Una giornata di studio voluta dall'Associazione degli ex consiglieri regionali con l'obiettivo dichiarato di una visione unitaria di crescita delle peculiarità del Molise. Appuntamento lunedì mattina nella Sala della Costituzione a Campobasso. I giovani imprenditori agricoli e dell'agroalimentare aderenti alla Coldiretti del Molise in assemblea a Campobasso. L'iniziativa per fare il punto della situazione e tentare il rilancio del settore attraverso le opportunità del PSR. Il piano di sviluppo rurale del Molise offre notevoli prospettive di rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei nostri territori regionali, dove si registra la novità significativa ed interessante di tanti giovani imprenditori che si stanno occupando delle loro aziende di famiglia o di nuovissime altre realtà. Un percorso che la Coldiretti Molise ha voluto intraprendere mettendo a disposizione di questi giovani nuovi attori del possibile sviluppo, la conoscenza dei suoi uomini e delle sue strutture. Quando si parla di PSR, quando si parla di innovazione, quando si parla di futuro dei giovani, i primi interlocutori bisogna ascoltare i giovani perché loro si devono costruire, loro sanno realmente quali sono i loro problemi, non possono tra virgolette saperlo, o meglio lo sanno, però lo sentono di meno quelli che già ormai hanno fatto una carriera, che giustamente per fortuna che ci sono stati loro, che ad oggi ci permettono di stare qui e continuare ad andare avanti. E noi come Coldiretti ai ragazzi crediamo molto, infatti quando mi dicono no, ma i giovani non hanno voglia di crescere, non hanno voglia di mettersi in gioco, non vogliono prendere impegni. Ecco, oggi c'è un esempio lampante dove ci sono numerosi giovani che realmente credono, realmente vogliono mettersi in gioco e noi come organizzazione dobbiamo creargli le condizioni, dobbiamo dargli spianargli la strada, dobbiamo dargli consigli, ma giustamente dobbiamo appoggiarli, ma anche sorvegliarli da un punto di vista, perché i giovani an devono anche sbagliare, come tutti quanti noi, perché tramite gli errori migliorano anche loro.
Seconda edizione oggi a Termoli dello Slow Food Day, manifestazione enogastronomica di respiro nazionale, laboratori, mercato del gusto e degustazioni guidate su tematiche relative all'olio a partire dalle ore 19 fino alle 24 in via 20 settembre. Parte a Campobasso per volere della Regione e del Comune il progetto Fido Uno di Noi, una iniziativa che tende ad agevolare l'iscrizione degli animali d'affezione all'anagrafe canina. È importante l'apporto dei comitati di quartiere, delle strutture veterinarie dell'ASREM. L'obiettivo è di quelli ambiziosi. Si vorrebbe arrivare ad iscrivere all'anagrafe canina il maggior numero di animali d'affezione, portando a regolarizzare la posizione in una percentuale di almeno l'80%. Questo l'obiettivo nel territorio, attraverso il piano triennale di interventi e un progetto che è finanziato dalla Regione Molise e che ha trovato l'impegno del Comune di Campobasso. L'iniziativa Fido Uno di Noi, al quale per la buona riuscita collaborano tutti, veterinari, vigili, guardie, zoofile, associazioni e soprattutto comitati di quartiere. Sono anni insomma, che stiamo lavorando su questo progetto, su questo piano. C'erano delle forti criticità in regione alcuni anni fa, siamo stati una regione anche commissariata dal punto di vista della lotta al randagismo. Ne stiamo venendo fuori, adesso il piano triennale che era stato adottato alcuni anni fa ed era stato condiviso con associazioni, enti, il Ministero della Salute, insomma un po' da tutti gli attori interessati, adesso sta vedendo i suoi frutti attraverso alcuni progetti, tra i quali c'è questo Fido Uno di Noi, con il quale garantiremo la microcippatura di tutti quanti i cani che ne sono ancora sprovvisti. Voglio sottolineare che non si tratta di un regalo che la Regione fa ai cittadini che avrebbero dovuto già mettersi in regola precedentemente. Si tratta soltanto di un passo importante, perché dopo non ci saranno più scuse per nessuno, ci saranno controlli, ci saranno sanzioni, perché per noi è fondamentale il primo passo per tutta un'altra serie di interventi che andremo a fare, quello dell'identificazione, di capire quanti cani ci sono, poi tutti devono essere in qualche modo registrati per poter attivare anche tutta una serie di altri percorsi che sono in itinere. Quindi credo che ci stiamo avviando verso una fase direi virtuosa della lotta al randagismo nella Regione Molise. Il Museo Nazionale di Castello Pandone a Venafro ospiterà da domani la nuova mostra personale dell'artista contemporaneo Luciano Sozio. 8 opere pittoriche, 2 installazioni, 16 fotografie e 2 video dialogano con gli spazi del castello. Sozio per l'occasione ha ideato per il pubblico degli ipovedenti una parallela proposta espositiva. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Soleggiato o velato il cielo nella prima parte di oggi sul Molise, dalla sera nuvolosità in aumento su tutto il territorio della regione. Le temperature sono comprese tra i 14 gradi di Campobasso e la massima di 23 a Termoli. Ventilazione meridionale, poco mosso l'Adriatico centrale, domattina il cielo si presenterà parzialmente coperto, valori climatici in aumento, i venti soffieranno da sud. Ed ultimo mese di campionato e 14ª giornata di ritorno in Serie D, tutto come previsto in vetta con la vittoria nel girone F della San Benedettese, obiettivi diversi per le tre molisane. Vediamo intanto il quadro delle partite e delle classifiche. Per la Serie D, girone F, Fano Castelfidardo, Amiternina San Nicolò, Giulianova Fermana, Folgore Vere Gracchieti, Isernia Vezzano, Jesina Agnonese, Matelica Campobasso, Recanatese San Benedettese, Vispesaro Monticelli.
L'attuale classifica della Serie D, Girone F 72 punti in testa, San Benedettese 56, Fano 54, Matelica 51, Campobasso 45, Recanatese 43, Fermana e San Nicolò 42, Jesina 41, Chieti 38, Vispesaro ed Avezzano 35, Castelfidardo e Monticelli 34, Agnonese 33, Isernia 30, Folgore Veregra 24, Amiternina chiude a 23 punti Giulianova. Per l'eccellenza, 32esima giornata, Alife Macchia, Casalnuovo, Montenero, Vairano, Venafro, Olimpia Riccia, Rocca Ravindola, Gamba Tesa, Calcio Dauna, Sesto Campano, Pietramonte Corvino, Termoli 1920, Cliternina, Vasto Girardi, Treppini Matese, Riposa, Campobasso 1919. La classifica dell'eccellenza, 68 punti in testa, Calcio Dauna, 65 Treppini Matese, 60 Venafro, 59 Vasto Girardi, 58 Sesto Campano, 44 Alife, 41 Macchia, 39 Gamba Tesa, 35 Pietramonte Corvino, 33 Olimpia Riccia, 32 Rocca Ravindola e Termoli 1920, 30 punti Campobasso 1919, 29 Vairano, 25 Montenero, 22 Cliternina, chiude a 20 punti Casalnuovo. Promozione Baranello Real Prata, Ielsi Spinete, Campo di Pietra Sant'Eliana, Cerce Maggiore Torre Maiano Matese, Castelmauro, Carullo, San Martino, Rocca Sicura, Guglionesi, Roseto, Frentania, Riposa, Petacciato. Ed infine la classifica della promozione, 67 punti, in testa Guglionesi, 55 Frentania, 53 Campo di Pietra, 46 Spinete, 44 Sant'Eliana, 42 Ielsi e Baranello, 40 Cerce Maggiore, 39 Roseto, 38 Torre Maiano e Rocca Sicura, 36 Real Prata, 35 Matese, 34 Petacciato, 26 Castelmauro, 24 Carullo, chiude 23 punti San Martino. E l'Isernia cercherà domani l'intera posta in palio contro i marchigiani della Folgore Veregra. L'11 di Montegranaro la settimana scorsa è caduto 2-0 ad Avezzano. C'era una volta l'Avezzano che vinceva e dava spettacolo. Troppo importante la posta in palio contro i marchigiani del Montegranaro per storcere il naso. Davino deve compiere un mezzo miracolo sulla pregevole girata di Pedalino, che si coordina bene al momento di calciare con il destro. Pedalino riceve, si gira secco sul posto e tira, facendo correre un brivido a Davino e ai tifosi locali. Finisce il primo tempo e i commenti relativi all'Avezzano non sono improntati alla positività, ma al rientro in campo delle squadre le arriva anche il vantaggio, al termine di un'azione abbastanza elaborata condotta da Pollino sulla destra. Prima lui e poi Di Curzio. L'assist all'indietro è per la corrente Censori, che carica al sinistro e batte imparabilmente Marani. La reazione dei marchigiani non si fa attendere e al quinto Venditti ingaggia un duello di forza con Pedalino, che ha la meglio, ma Davino calcola bene il tempo per l'uscita e intercetta il tiro dell'attaccante avversario. Poi Venditti perfeziona il rilancio e il pericolo viene sventato. L'Avezzano raddoppia. I marsicani guadagnano il sesto corner e dalla bandierina la traiettoria disegnata da Bisegna è perfetta per la testa di Menna, che incorna alla perfezione e mette in fondo al sacco. Sul 2-0 l'Avezzano può giocare più tranquillo, ma al 32esimo rischia di riaprire i giochi quando Cico, in campo da pochi minuti, colpisce il palo alla sinistra di Davino. E in pieno recupero il portiere sbaglia la presa buttandosi a terra nel tentativo forse di guadagnare qualche secondo prezioso in vista del traguardo. Buon per lui che Nazziconi non riesca a metterla dentro. La Spinete MTB Race Gran Fondo delle Contrade finalmente alle porte. Domani nuovo appuntamento con ciclismo fuori strada a Spinete. La gara si disputa sul percorso di 43 km con un dislivello di 1500 metri, toccando tutte le 13 contrade del paese partendo da Piazza Largo Fontana alle 9.30. Iscrizioni possibili fino all'inizio della competizione. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.